Ieri abbiamo fatto un po' una prima presentazione del corso e abbiamo cominciato a vedere come si ricostruisce il contesto in cui si forma un intellettuale anche a prescindere da quello che ci racconta lui, le cose che abbiamo detto ieri sulla mosca del giovane Dostoevskij, noi non le sappiamo da Dostoevskij, lo ricostruiamo in modo virtuale, ricostruendo, naturalmente sappiamo alcune cose sulla sua vita, sulla sua provenienza, abbiamo ricostruito il percorso che lui fa attraverso una mosca che non esiste più. Io mi sono andato a leggere le guide di Mosca ottocentesche, soprattutto per noi è molto prezioso questo lavoro di Androsov, primo perché è di pochi anni prima, del 32, secondo perché non è una guida turistica, è un compendio statistico su Mosca, sulle attività che si svolgono a Mosca, sulle professioni, sulle classi sociali, chi viveva dove. Che ci viene utile proprio per capire, oltre a tante altre fonti, per capire in che universo si muove Dostoevskij. La mosca in cui si muove proprio concretamente, fisicamente, Dostoevskij nei suoi viaggi settimanali insieme al fratello in carrozzina, è una mosca, è una delle tante mosche, anzi, sono diverse città di Mosca. Abbiamo visto vari universi sociali, urbani in cui si muove, ed è a sua volta diversa dalla mosca che, per esempio, noi conosciamo dalla letteratura. Voi Mosca dove l'avete incontrata nella letteratura che avete studiato al triennio? Una domanda che vi faccio. C'è soprattutto un'opera. Dove viene descritta un particolare spaccato socio-culturale di Mosca? Ricordatevi il primo anno. Proprio un'opera ambientata a Mosca. Gorje at Uma di Gribojedov. È una mosca completamente diversa da quella in cui si muove Dostoevskij, e forse questa è anche una delle chiavi che ci fa capire perché Dostoevskij parli poco di questa città, perché lui chiaramente conosce una mosca in cui è vissuto, che sicuramente lo ha formato in diversi modi che poi vedremo, ma questa mosca corrisponde pochissimo alla mosca della letteratura, che è soprattutto la mosca di Gribojedov. La mosca nobiliare, la mosca dei saloni nobiliari, delle case dei nobili. Vi ricordate, tra l'altro, Mosca, noi la troviamo anche nell'Evgenia Onegin, è la città dove la nobiltà terriera vive d'inverno. Vive d'inverno, d'estate si vive nella tenuta. D'inverno si va a Mosca, dove si svolgono tra l'altro le trattative matrimoniali, era anche detta la yarmarca del fidanzato. Infatti, la madre di Aniegin porta la figlia lì proprio per farla vedere in giro e introdurla nel mondo di potenziali future unioni matrimoniali. La mosca nobiliare delle tenute e delle case nobiliari cittadine, che però sono, ahimè, dovrei aprire di nuovo la cartina, guardatevela poi, era una mosca però più centrale rispetto a quella. Avete visto, Dostoevskij si muove lungo un perimetro che dalla periferia arriva ai viali e poi arriva alla piazza come si chiama? Ora non mi viene il nome, l'abbiamo vista proprio ieri, la Sukhareva,
la supereva e di lì esce nuovamente dal centro, si allontana dal centro per andare alla sua pensioncina. Lui non fa praticamente mai il percorso verso l'interno, il percorso che va verso il Cremlino, con le tipiche vie dove vivevano i nobili. È una Mosca a cui lui non appartiene. Lui è di un altro ceto sociale. La Mosca nobiliare, per esempio, di via Marasieika o di Sidzef Vrajek, tutto proprio il perimetro intorno al Kitaj Gorad, la Mosca nobiliare, che Dostoevskij non tocca praticamente mai. La Mosca, che in letteratura, appunto, è tra l'altro descritta in Gorie a Tumaa, e probabilmente è perché Mosca tradizionalmente ha quella funzione in letteratura che Dostoevskij non ne parla mai, perché è quello del mondo della nobiltà, per lui in decadenza, della nobiltà patriarcale, un mondo che non lo interessa, che non lo interessa assolutamente. È un mondo che viene descritto, per esempio, sicuramente anche da altri scrittori, ma proprio perché non gli interessa. E perché per lui la Mosca nuova, la Mosca artigianale, commerciale, mercantile, non è rilevante per il progetto che lui ha, il progetto culturale che lui ha, da scrittore maturo. Mosca non apparirà mai, o quasi, quasi mai. Ne appariranno dei flash che però vengono trasportati anche a discapito della verosimiglianza in altri contesti. Per esempio, i suoi zii, i Cumanin, avevano un ramo della famiglia della madre era composto da la madre si chiama Maria Fyodorovna Niechaeva, veniva da una famiglia, il padre e la madre della madre Maria Fyodorovna erano mercanti di livello medio piccolo, e lei era una donna comunque di condizione non, certamente non alta, non ricca, ma invece i Cumanin, gli zii di Dostoevskij, erano molto molto abbienti e vivevano in una grande casa, una di queste case mercantili tradizionali, costruite addirittura nel 600, quindi molto anche pesanti, cupe. Chi di voi ha letto L'idiota di Dostoevskij? Qualcuno di voi l'ha letto? Se lo aveste letto, ahimè, ahimè, leggete Dostoevskij, che male non vi fa, come Dostoevskij leggeva Shakespeare, voi potreste per esempio leggere Dostoevskij per fare bella figura. Nell'Idiota c'è una casa cioè, patriarcale proprio di questo ceto mercantile, addirittura vecchio credente, legato alle sette religiose rigoriste, e da una casa come questa, quindi una famiglia ricca ma molto molto conservatrice, viene uno dei protagonisti, Parfion Ragogin, uno dei protagonisti, ma questa casa si trova a Pietroburgo, dove queste case non esistevano. Cioè, Dostoevskij si ricorda della casa degli zii, ma siccome non ha nessuna voglia di ambientare i suoi romanzi a Mosca, prende questa casa e la trasferisce a Pietroburgo. Pietroburgo, fondata all'inizio del Settecento, non aveva queste case, non ce le aveva. Ma invece, nel mondo narrativo di Dostoevskij, questo è possibile. Riprendiamo il brano di Androsov, che andiamo a leggere, così vi potete un po' impratichire con il russo con l'alfabeto tradizionale, quello pre-rivoluzionario. È proprio un branetto, tra l'altro, come ho detto, si tratta di un compendio statistico, economico, più che diciamo descrittivo, ma essendo il libro dell'Ottocento, ha anche degli inserti descrittivi abbastanza piuttosto suggestivi, che ci fanno vedere molto bene proprio in quale strano mondo si muove il giovane Dostoevskij. Altra cosa da tenere presente per chi fa il nostro lavoro: non limitarsi
alla letteratura di fiction. Per noi tutto fa brodo, anche libri, voi lo troverete in biblioteca, nel catalogo, tra i libri di statistica, ma non vi dovete far sviare, è un libro per noi molto molto utile e anche con degli aspetti suggestivi da leggere. Vzglianem li mui tipie na mascubu. Vedete, prima cosa diversa dall'alfabeto a cui siete abituati, questo che voi chiamereste fior di snack, alla fine di ogni parola che nel russo che conoscete voi finisce con una consonante. In russo, nel vecchio alfabeto, nel vecchio modo di scrivere, non esistono parole che finiscono con una consonante. Dove la parola finisce con una consonante, va messo quello che si chiamava lo yor. Lo yor. Quello che noi chiamiamo tvjordi znak, si chiamava yor. Questo perché? Perché l'alfabeto tradizionale era ancora molto legato allo slavo ecclesiastico. Naturalmente Pietro aveva molto semplificato, occidentalizzato, latinizzato la Kirillizza, Kirillizza si chiama questo alfabeto, rispetto allo slavo ecclesiastico, ma erano rimasti dei rudimenti dello slavo dei relitti dello slavo ecclesiastico. Lo slavo ecclesiastico, chi di voi ha dato l'esame di filologia slava? Ricorderete che lo slavo ecclesiastico nasce come lingua con le sillabe tutte aperte, un po' come il giapponese moderno. Per esempio, la parola svietilnik in slavo ecclesiastico, quello proprio di Cirillo e Metodio, si leggeva savietilniku, perché ogni sillaba finiva aperta. Un relitto di questo lo abbiamo nel russo scritto, il russo in cui scrivevano tutti gli scrittori che studiate voi, tranne quelli naturalmente post-rivoluzionari. Questo yor che indicherebbe una vocale aperta che in realtà non esiste più perché Dostoevsky leggeva vzglianiem esattamente come noi, ma è un relitto dello slavo ecclesiastico. Naturalmente nel 18 tutti questi yor sono stati tolti perché non avevano più alcuna funzione reale. Attenzione perché comunque uno dei motivi per cui noi dobbiamo conoscere il vecchio modo di scrivere è anche che, non in questo caso, ma in altri che vedremo, il cambio di grafia provoca anche come si leggeva è un conto, ma come si scriveva aveva una grossa importanza, per esempio, in poesia, per le rime. Prendiamo per esempio Pushkin, non è il Questo di cui vi sto parlando ora non è l'argomento del nostro corso, ma Pushkin, che per molti versi, sapete, è un grande innovatore, pensate allo stile eterogeneo, pensate a tutte le novità che lui introduce a livello di tematica, è un grande rivoluzionario, ma c'è un campo nel quale invece lui è un poeta assolutamente classico e molto ligio alle regole, nel campo della rima. Pushkin non ama assolutamente quelle che si chiamano le rime approssimative. Le rime approssimative, quando due parole sono quasi omofone alla fine, ma non del tutto, no? Mentre per esempio Lermontov applica la lezione dei romantici occidentali fino in fondo ed è un grande cultore delle rime approssimative. Ce ne sono tantissime in Lermontov, in questo sono due poeti diversissimi, mentre Pushkin su questo è molto cioè ce ne sono chiaramente, ma poche, poche. A Pushkin piace che le rime siano precise. Bene, col passaggio al nuovo alfabeto, il numero di rime approssimative in Pushkin aumenta nettamente, al di là delle volontà di Pushkin, perché poverino, secondo l'alfabeto suo, quelle erano uguali, e invece per noi cambia, per noi cambiano. Questo significa violentare la poetica di Pushkin, perché noi costringiamo Pushkin a usare rime che a lui non piacevano assolutamente. Quindi vedete che, per esempio, uno studioso serio dell'Evgenij Onegin, o comunque della poesia di Pushkin, deve leggere i testi
Se non proprio, se non si occupa proprio di questo specifico tipo di problematica, è chiaro che legge i testi editi nella Sabrani e Saccinieni come si stampano oggi, ma è bene sempre che tenga conto di come Pushkin scriveva concretamente. Ci sono tante cose che addirittura il nome, le iniziali degli autori. Fyodor Dostoevsky non si firmava Fyodor, si firmava col theta, ossia col teta greco. I nomi greci, le parole che venivano dal greco e che contenevano la lettera teta, si scrivevano col teta, che però in russo poi tradizionalmente si veniva a leggere f, quindi Dostoevsky diceva di se stesso Fyodor, ma scriveva Theodor. Quindi noi in qualche modo facciamo una violenza anche qui, dando a Dostoevsky un iniziale che lui non aveva. Cioè, Dostoevsky non è vissuto fino al 1918, ma quegli scrittori che ci sono arrivati e a cui hanno cambiato le iniziali spesso si cazzavano e non accettavano questo nuovo modo di scrivere. Dice, ma come, io mi chiamo con la Theodor, con la teta, perché mi devo firmare con questa F che non ho mai visto in vita mia, no? Poi c'è tutta la polemica legata proprio al cambio di alfabeto. Quindi, Vzglianem limui tipier, con questa T scritta al vecchio modo, tra l'altro che però noi usiamo nel corsivo, no? Nel corsivo detto proprio in soldoni, la T si scrive un po' come la M latina, no? Questa cosa ancora negli anni 30 si osservava anche nella stampa, più tardi no. Queste sono, non è un cambio che è stato fatto nel 1918, in modo diciamo naturale, più si va avanti nel corso dell'Ottocento, più si usa a stampa la T, tra virgolette, nostra, no? Però in un libro degli anni 30 era assolutamente normale scrivere la T così a stampa. Vzglianem li my tipier na Moscou v yeya abiomie. Yeyo per noi è genitivo e accusativo di Anà. Nel vecchio alfabeto il genitivo è yeya, mentre l'accusativo è yeyo. E abbiamo poi questa yat, la lettera yat, che si legge ye. Come vi ho detto ieri, è molto difficile fare un. Non ci sono regole vere e proprie. In realtà il prepositivo maschile, abiomie, si scriveva sempre con la yat, però all'interno delle parole non c'era una regola, si doveva imparare a memoria. Io, come vi ho detto ieri, io non sono in grado di scrivere correttamente nel vecchio alfabeto perché non ho fatto quel tipo di scuola che facevano i russi di allora e se le imparavano a memoria. Tra l'altro, ci sono casi, anche nelle polemiche letterarie, dove determinati autori vengono presi in giro perché sbagliano la yat, perché ci mettono la ye o al contrario. Cioè, era il tipico, diciamo, come dire, tratto della persona semiletterata era sbagliare la yat, no? Tut, non lo traduco perché per ora è tutto abbastanza. Abiom vuol dire in tutta la sua ampiezza, in tutta la sua grandezza. Tut zio atlicitelna. Tutto è atlicitelna, da verbo atliciat. Notare, quindi tutto è degno di nota. Qui abbiamo di nuovo lo ior e qui tra l'altro abbiamo un errore perché ci sarebbe dovuto essere yeya, di nuovo, no? Il genitivo di Anà, quindi yeyo, e invece il tipografo ha sbagliato e ci ha messo yeyo, evidentemente, perché avrebbe dovuto mettere yeya, come ho detto yeyo è solo accusativo, quindi il tipografo qui ha sbagliato. Del resto non era un libro di lusso, era un manuale di statistica e il tipografo ci fa poco caso, dovrebbe essere yeya.
Необъятное протяжение, la sua ampiezza smisurata. Abbiamo qui di nuovo una anomalia rispetto al russo che conosciamo. Noi abbiamo la I detta, la I vasmikratnaya, che sarebbe la I nostra, al posto della I disyatikratnaya. Si chiamavano così, ora non tanto giusto per dirvelo. In russo abbiamo naturalmente nel vecchio alfabeto la I russa che conoscete voi, la N rovesciata, tanto per dirlo in soldoni, ma abbiamo anche la I nostra che si usa prima delle vocali. Pratyajnye, non si scrive I russa ye come facciamo noi. Altra cosa che sembrava mostruosa ai russi colti quando viene introdotto il nuovo alfabeto è per esempio la sequela di i scritte tutte nel modo che conosciamo noi, per esempio il genitivo plurale con i, no? I e i kratkaya. Il pittore Riepin, che era, forse avete sentito nominare, un grande pittore realista, democratico, tra l'altro un uomo progressista dell'Ottocento, forse il principale pittore dell'Ottocento, di nome Riepin, poi comunque rimasto contrario al regime sovietico, è rimasto infatti a vivere in Finlandia, a parte le questioni politiche, odiava i bolscevichi proprio per aver introdotto l'alfabeto nuovo. Perché, a parte che gli hanno cambiato il cognome, povero Riepin, perché lui aveva la Yat, no? Si scriveva Riepin con la Yat e diventa uno banalissimo e squallidissimo Riepin. E inoltre lui dice tutte queste i non si possono vedere, no? Vedete, prima della Ye abbiamo Pratyajnye, no? Con la I nostra, tra virgolette. La sua ampiezza smisurata. Gramadi zdanii, vedete qui, ecco, per esempio Riepin, a vedere qui una I alla russa inorridiva, e beh, effettivamente è più elegante, zdanii, zaslania yushia, adnie drugia, e qui abbiamo tutta una serie di divergenze, no? Noi scriveremo zaslania yushie adni drugie. No, perché? Perché in russo il plurale dei pronomi o degli aggettivi è tutto in ie, no, adni, drugie. In russo no, in russo il neutro, infatti, zdanie, da cui genitivo plurale zdanii, e gramada, anzi no, qui no, il plurale è di gramada, gramadi. Il plurale del neutro e del femminile era, per esempio, sì, non adni, ma adnie, anie, anie, adnie, eccetera, eccetera, per i pronomi, e per quanto riguarda gli aggettivi era in ia, drughia, maladia, se plurale di un neutro o di un femminile. Noi scriveremo Zaslania Yushie Adni Drughie che si sovrastano l'un l'altro e loro scrivono Zaslania Yushie Adni Drughie. Ci sono casi in cui anche nella riproduzione moderna di alcuni testi poetici si lascia questa grafia perché snaturerebbe troppo, per esempio, la rima. Vi ricordate Silentium di Tiutchev? C'è a un certo punto c'è un anie perché rima con una parola in ie, mettere ani avrebbe completamente distrutto lo schema ritmico, tra l'altro rimico di una poesia neanche troppo lunga, quindi lasciano anie come
come eccezione proprio quasi unica. A proposito, la I nostra, tra virgolette, serviva anche per distinguere mir, mir, vaina i mir come guerra e pace, da mir inteso come mondo, universo. Infatti, qualcuno di voi forse ricorderà che Majakovskij nel 1916 scrive un poema di argomento pacifista contro la guerra intitolato Vaina Ymir, ma scritto con la I nostra, che significa guerra e universo. Naturalmente c'è il gioco di parole, sì, sto diciamo facendo il verso a Tolstoi, ma io scrivo con la I, quindi il mio non è guerra e pace, ma guerra e universo. Oggi sia il titolo di Tolstoi che quello di Majakovskij si scrivono allo stesso modo e quindi questo gioco di parole majakovskiano fin nel titolo viene eliminato. Vedete che è una cosa che ha molte ricadute in ciò che studiamo noi. Ulitsinierovnija, vedete, ulitsa, nierovnija, non nierovnije, le vie irregolari. Isvilistrije, finalmente una parola che si scrive allo stesso modo. In realtà poi c'è la T scritta in quel modo. Quindi, irregolare. Isvilistrije, kaliecascije, piriulchi, con la calie, con lo yat, i vicoli tortuosi, kaliecasci, no, anzi, Caliecatrie, scusate, ho sbagliato, Caliecatrie. Caliecatrie viene da calieno, il ginocchio, e noi diremmo a gomito. Invece in russo Caliecati ha ginocchio, ma vuol dire la stessa cosa, vicolo a gomito, a Napoli ce ne sono diversi, dove no, sì, ci sono tutti questi vicoli tortuosi. In realtà, come vedete, ne nasce una visione della Mosca di allora, del centro della Mosca di allora, paradossalmente simile ai vicoli di Napoli in realtà, no? Cioè, questi vicoletti tortuosi, questi palazzoni che si sovrastano l'uno con l'altro, no? Piriulchi. Domi to, questo tra l'altro è un arcaismo per noi, noi diciamo Damà. Damà, invece lui usa domui, to gatovuje vidvinuza na ulicu, le case ora pronte a spingersi in strada, to skrytije v glubinie širokih dvarov, ora celate nel profondo di ampi cortili. Zaroschich tra voi, non potremmo scrivere tra voi, tra voi, strumentale, lo strumentale antico era tra voi, cosa che nella letteratura dell'Ottocento si trova molto molto spesso, quindi tortuosi folti di erba, cresciuti di erbacce, potremmo dire. Folti di erbacce, abrascionnie fasami vrasnia storami, naturalmente è starana storane rasnia, con facciate rivolte in direzioni diverse, bliskaje sasiedstva velikaliepnai pustati i tesnati zarazitelnai. Vedete che il buon Androsov, pur essendo uno statistico, si sforza di scrivere in modo abbastanza ornato, no? Dice la stretta promiscuità, bliskaje sasiedstva, di maestosi vuoti, di un vuoto maestoso, no? Velikaliepnaja pustata. Noi potremmo tradurre di spazi aperti maestosi. I tesnati zarazitelnai. E di angustia contagiosa, nel senso di insalubre. Mosca era periodicamente colpita
dal colera, da epidemia di colera, proprio per questa angustia di certi spazi abitativi, come Napoli fino a quando finalmente non hanno inventato il vaccino contro il colera. Vedete che tra l'altro anche questo, pensate alle chiese, alle cattedrali, quei palazzoni nobiliari e sotto le case coi bassi, no? Con la gente tutta accatastata. Sembra effettivamente, quando l'ho letto la prima volta, cavolo, sembra certi quartieri di Napoli, però dà un'idea, no? Proprio del tipo di ambiente in cui Dostoevskij è nato e cresciuto, un ambiente pieno di contrasti sociali. Abbiamo visto che si muove in quartieri molto diversi tra loro per spaccato sociale. Contrasti di tipo urbanistico, e Androsov ce li sta descrivendo, contrasti anche di tipo sociologico, nel senso che è una Mosca dove si stanno sviluppando prepotentemente nuove figure sociali, nuovi mestieri, anche nuova organizzazione dello spazio urbano, per esempio per l'industria. Mosca diventerà il principale polo industriale del paese di lì a poco, e questa cosa già si vedeva in alcuni quartieri per i quali Dostoevskij passa, ma è ancora anche la capitale della vecchia nobiltà che sta sparendo. E questa cosa dovete sempre tenerla presente studiando Dostoevskij, il problema della nobiltà in dissoluzione e di cosa mette, di quali figure, di quale elite. Di quale elite nazionale mettere al suo posto è molto presente in Dostoevskij, soprattutto nel tardo Dostoevskij. Un mondo sta scomparendo, un mondo per il quale Dostoevskij non ha nessuna simpatia, perché a differenza di altri scrittori del tempo, pensate cosa vi ricordate di Turgenev, di Tolstoi. Per Turgenev e Tolstoj erano nobili, venivano dalla nobiltà terriera, e la fine di questa nobiltà per loro è una crisi. È una crisi. Si interrogano su cosa questa crisi provocherà, ma cercano di tenere vive le parti migliori di questa tradizione culturale, che è quella di Pushkin e quella di Karamzin. Si sentono membri fuori tempo di quella storia lì proprio, no? Dostoevskij no, Dostoevskij no, e poi andando avanti nel nostro lavoro vedremo anche uno dei motivi per cui lui non solo si sente estraneo a quella tradizione, ma quella tradizione suscita in lui una malcelata antipatia, un livore. Perché? Chi me lo sa dire? Vi ricordate uno dei tanti traumi subiti da Dostoevskij? Non l'esilio, la condanna, prima. Il padre ci aveva provato a diventare un pamiescik, ossia avendo ottenuta, come abbiamo visto come abbiamo visto ieri, la nobiltà, lui ottiene il diritto di comprare terreni e servi, cosa che potevano fare solo i nobili, e di coronare il sogno di tutta la sua vita. Lui, oriundo di una famiglia miserabile, di preti bielorussi, della parte più arretrata della Russia, addirittura neanche più proprio del tutto Russia etnica, quindi anche, insomma, i bielorussi venivano considerati un po' degli imbastarduti, quindi non, sto dicendo quello che si diceva allora, per l'amor di Dio, non equivocate quello che sto dicendo, però era un po' così, veniva sotto una famiglia di preti di campagna bielorussi c'erano solo i servi della gleba, lui veniva da quello, si era fatto da solo in una vita di sacrifici e di lavoro, aveva assunto, era diventato molto moderatamente benestante. Una volta diventato nobile, come vedremo, lui cerca di fare il salto definitivo per uno della sua. In realtà era una figura sociale, quella del proprietario terriero di servi della gleba in via di disfacimento, perché un'economia che era sempre più in crisi. Siamo verso la metà dell'Ottocento, c'è la rivoluzione industriale in pieno svolgimento in tutta Europa, in tutto il mondo, mettendoci anche gli Stati Uniti, e la Russia stava ancora aggrappata alla servitù della gleba, ma il povero Mikhail Andreevich non poteva saperlo. Che strumenti culturali poteva avere? Per lui era il sogno di una vita, no? Come diciamo noi, cafone rifatto, no?
Lo diciamo in modo sprezzante, era una degnissima persona il padre di Dostoevskij, ma poverino, era quello, era il sogno di tutta la sua vita, lo faceva per i suoi figli, lo faceva, si era dedicato sempre alla famiglia, era un uomo tutto casa e lavoro, non era particolarmente simpatico, era anche un uomo morbosamente cupo, con aspetti anche ossessivi. Però era uno sinceramente dedito alla famiglia e lui ci prova, compra una tenuta con le conseguenze che poi vedremo, conseguenze tragiche, molto tragiche, per lui soprattutto, ma per tutta la famiglia. E questo trauma, di cui Dostoevskij in tutta la sua vita parlerà pubblicamente solo una volta nel diario di uno scrittore, già negli anni 70. Citerà un episodio tragico, tra l'altro, dell'avventura, diciamo, da proprietario terriero del padre. Di questa cosa Dostoevskij non parlerà quasi mai, neanche nelle lettere, neanche in privato. Neanche in privato, tale probabilmente era il dolore, probabilmente anche il senso di colpa che lui provava nei confronti di questo padre ucciso dai contadini di una tenuta in rovina, che manderà praticamente sul lastrico tutta la famiglia, se non ci fossero stati gli zii ricchi, i mercanti ricchi, mercanti disprezzati dal padre di Dostoevskij, perché il padre di Dostoevskij è nobile, po' modesto economicamente, ma è diventato nobile. Invece questi sono dei mercanti, dei cafoni li avrebbe definiti, no? Ma sono loro a mantenere poi tutta la famiglia. Dostoevskij, Fyodor lo sa. Tra l'altro Fyodor, che quando sarà a Pietroburgo nell'Istituto di Ingegneria Militare, dove vive e studia per diventare per l'appunto ingegnere militare, lui che non era consapevole, ci aveva messo piede poche volte nella tenuta dove il padre è andato a vivere dopo la morte della moglie sua, della madre di Fyodor, subissa il padre di richieste di denaro, perché a Pietroburgo la vita costa cara e lui comunque si vuole dare un po' un tono, circondato di persone comunque più benestanti di lui, e questo padre non glieli può mandare, gli scrive delle lettere, tra l'altro, dove cerca di spiegargli: guarda che noi fra un po' siamo nella merda, e tu mi chiedi soldi perché vuoi prendere l'abbonamento al teatro francese. Poi alla fine il padre viene ammazzato, cioè, per Dostoevskij sicuramente è stato un trauma che ha molto influenzato i modi che noi certamente dobbiamo porci il problema di come studiare la sua narrativa. Tutto comincia in questa Mosca, che è un luogo di confine, è il luogo del passato, ossia il centro della nobiltà terriera che d'inverno ci viene a svernare. E Dostoevskij questa cosa da bambino non poteva non saperla, cioè lui sa di essere un rampollo di una famiglia modesta, di origini umili, che ha raggiunto un minimo tenore di benessere grazie al lavoro indefesso del padre, ma che è confinata nei quartieri di periferia, da cui non esce mai. Cioè, poteva andare a visitare il Cremlino, poteva andare in centro, ma a fare che? Tutto costava più caro, non poteva permettersi quasi nulla. Lui lo sa, lo vede che c'è un'altra Mosca, che è in crisi, come vedremo, la Mosca nobiliare è in profonda crisi, è una Mosca che si sta svuotando, ma nell'immaginario del giovane Dostoevskij esiste ed è la Mosca che conta, è la Mosca che conta, non la Mosca che frequenta lui, quella della Sukharivka. La Sukharivka è frequentata da gente di bassa condizione, chiaramente. Vedete come stiamo cominciando a creare una mappatura proprio mentale del giovane Dostoevskij, pur non disponendo quasi di testimonianze sue su questo argomento. Eravamo rimasti a questa Mosca di contrasti, no? Sasiesla vilikaliepna i pustatui i tiesnati zarazitilna i pishnasti i biednasti, ossia pishnast è opulenza, pishnasti, questa parola qua, i biednasti, di opulenza e di povertà, sembra quasi, no? Miseria e nobiltà. Vedete, una città che per certi versi, per i contrasti, no? Pensate alla nobiltà impoverita di Napoli, della Napoli di una volta, no? Che
proprio che vive in strettissima osmosi con i ceti popolari. Pensate a un quartiere, torno ancora al quartiere che io amo di più, che è la Sanità, dove ho vissuto, i Vergini, questi palazzi nobiliari con questi cortili in sfacelo spesso, dove vivono famiglie però modeste. Una mosca che oggi nessuno lo direbbe mai, quando ci andrete, spero il prima possibile, vedrete qualcosa che non esiste assolutamente più. Forse ancora nella zona dell'Arbat c'è qualcosa che può ricordare quella mosca, ma pochissimo proprio. Abshirnija nepravilnija ploshadi. Io sto leggendo volutamente, secondo la grafia, in realtà già i russi. Oddio, noi non sappiamo come leggevano ai tempi di Androsov negli anni 30. Sicuramente i russi di fine 800, inizio 900 già leggevano Abshirnije nepravilnije ploshadi. Una cosa che non vi ho detto, la vecchia grafia è stata in uso fino alla Seconda Guerra Mondiale nella letteratura dell'emigrazione. Nella letteratura dell'emigrazione. Gli emigrati, naturalmente era una cosa politica, non accettando il regime sovietico, non accettavano neanche la riforma della grafia, che tra l'altro paradossalmente, io ogni tanto faccio qualche divagazione perché comunque voi avete un ampio spazio da riempire di nozioni, di cose che comunque dovete sapere, perché chissà cosa andrete a studiare nella vostra vita, certe cose dovete saperle. La riforma grafica l'hanno fatta i bolscevichi, ma non l'hanno iniziata loro. Loro portano a compimento e applicano in modo molto brutale, secondo me benefico, comunque, perché è più democratico come modo di scrivere, è più facile da imparare. La vecchia grafia faceva capire bene a che livello culturale era uno, perché per esempio usare male le iat faceva capire che magari avevi fatto solo poche classi scolastiche, faceva vedere bene cioè, di che cultura, di che bagaglio culturale eri. L'alfabeto di oggi è più democratico, più aderente alla pronuncia, come abbiamo visto anche lati negativi per noi filologi, perché per esempio snatura alcune cose della letteratura ottocentesca. I bolscevichi applicano questa riforma in modo molto sbrigativo, ma le norme della riforma erano state elaborate per lunghi anni prima della rivoluzione da una commissione di accademici che non erano per niente di sinistra, non erano comunisti, ma zero, cioè erano, anzi, era stata nominata dallo zar questa commissione. Addirittura c'era il vecchio Sobolevski, che era un grande filologo antichista, che era un uomo di destra, un monarchico convinto proprio. Era una riforma pensata come necessaria per modernizzare il russo, come ce ne sono state qualcuno di voi fa tedesco? Per esempio, voi avete mai preso in mano un libro tedesco stampato prima della Prima Guerra Mondiale? Sono quasi tutti scritti in gotico, non si capisce una mazza. Anch'io ho studiato tedesco, ma un libro scritto in caratteri gotici per me è difficilissimo da leggere, no? È stata una riforma, in realtà è stata meno impattante, perché anche prima della Prima Guerra Mondiale in tedesco si poteva scrivere e stampare anche in caratteri latini, ma la maggior parte dei libri erano scritti in gotico. Non so voi, è un gran casino, no? Dopo, nella Repubblica di Weimar, si porta avanti invece una riforma che rende finalmente più facile leggere una lingua che già comunque stiamo tutti belli impicciati col tedesco, quindi metterci anche il gotico non è che fosse. È una cosa che avviene in tante, non conosco meno altre lingue, ma avviene in tanti ambiti. Quindi, Abshirnija nepravilnija ploshadi, vedete, ploshadi, ampie, piazze ampie e irregolari, vamnogih mistah adichavshije ujedinjonije sadli. Vedete, qui dice, non dice, prima dice Abshirnija nepravilnija, perché ploshad, femminile, invece sad è maschile, e quindi Adichavshije ujedinjonije, giardini
solitari inselvatichiti a diciavscige, prudì, stagni, prudì, cerqui s ich mračnoju architekturoju. Noi diremo s ich mračnaj architekturoj. Lo strumentale femminile vecchio stile è in oju. Quindi chiese con la loro cupa architettura. S scirocchimi monasteriami, nakatorich nieriedka ispod travui, vykazi vajuca razvalivšiesia starinnie nadgrobnie kamni. Coi loro ampi monasteri, in cui non di rado da sottoterra ispod travi, da sotto l'erba, anzi, da sotto l'erba si mostrano, cosa sarà? Nadgrobni kamieni. Cosa vuol dire kamieni? E grob? Tomba. Quindi nadgrobni kamni cosa sarà? Nadgrobni kamni. Lapidi. Nadgrobni kamien significa lapide, ossia la pietra che sta sopra la tomba. Più chiaro di così, no? Starinnie, antiche. Quindi da sottoterra si mostrano antiche lapidi rasvalivsciesia consunte. Uno dei rari posti dove ancora si può visitare un cimitero così è il cimitero del Novodevičij Monastir, monastero delle novizie, nel centro di Mosca, uno dei luoghi più belli di Mosca, dove sicuramente vi recherete, e ha un piccolo, c'è dietro un grande cimitero nuovo. E poi c'è più vicino proprio alle chiese, dentro proprio il recinto del monastero, c'è un vecchio cimitero proprio simile a questo descritto. Gli altri sono quasi tutti stati spianati. Vedete che stiamo proprio entrando in contatto con una Mosca che non esiste più, di cui esistono poche immagini visive, ma che Androsov ci fa vedere con l'occhio della mente. Raznabrasnije palisady. Cosa sarà una palisada? Tra l'altro, credo che sia uno dei rari ispanismi o un italianismo. Una palizzata, noi diremmo staccionata. Raznabrasnije, staccionate di forme diverse. Apriatna vkrašennije, di forme bizzarre, potremmo dire pitturate con cura. Iz za katorih, da dietro le quali, časta vgljadivajut kapustnija grjadi. Cos'è un capusta? Cavolo, da dietro cui spesso occhieggiano file di cavoli. Sono degli orti cittadini. Psioeta živa, jarka, piostra. Tutto questo è vivo, vivido, variopinto. Vedete, il buon Androsov ci fa conoscere questa mosca nella quale si muove come un pesce nell'acqua il buon Dostoevskij, il buon giovane Dostoevskij. Giovane Dostoevskij, del quale vi ho già detto un po' diciamo, retroterra familiare. Il padre lo ha mandato col fratello a studiare nella pensione di Čermák. La vita della famiglia Dostoevskij si svolge in modo molto regolare, molto, come dire, anche con una certa rigidità. Il padre, come ho detto, un uomo d'ordine, un uomo che si è fatto da solo, ci tiene molto alla forma.
I giovani Dostoevskij non hanno molti amici al di fuori dei compagni del collegio. Quando tornano a casa il fine settimana, escono solo coi genitori per andare a passeggio nel parco vestiti col vestito della festa. Sono proprio come dei bravi soldatini. È una educazione molto, molto rigida, non crudele. Per esempio, non ci sono punizioni corporali a casa Dostoevskij. Questo poteva anche non essere così. A quei tempi, i bambini venivano spesso sottoposti a, insomma, venivano menati, tra l'altro. Una cosa che per fortuna si è smesso di fare non tantissimo tempo fa, invece a casa Dostoevskij questo non succedeva. Sì, a casa Dostoevskij si legge molto, si legge anche in compagnia, ci sono serate di letture familiari. I genitori di Dostoevskij sono di origine, come ho detto, molto modesta e conoscono bene il valore della parola scritta, perché nell'ambiente da cui vengono non è per niente un dato scontato essere alfabetizzati. La conoscono e la rispettano, anche se si attengono a una letteratura molto tradizionale e molto abbottonata. Per esempio, si legge La storia di Karamzin. La storia di Karamzin perché è una storia improntata allo spirito monarchico legittimista. In realtà poi Karamzin fa tutta una sua politica culturale dove mostra al sovrano che per essere buoni, bravi sovrani bisogna stare a sentire quello che dicono i boiari, no? Cioè questa sorta di questa ideologia filo nobiliare. Infatti c'è Ivan il Terribile che finché sta a sentire i boiari è bravo, quando smette diventa un tiranno, la tipica proprio ideologia nobiliare dei tempi di Karamzin. Però il padre di Dostoevskij non ci fa caso, per lui è un libro serio scritto da un poeta, da uno scrittore ufficiale di corte, riconosciuto da tutti come il padre della prosa moderna, e quindi si legge molto Karamzin. Si legge lo Žukovskij più legittimista, Žukovskij che è invece il poeta per eccellenza, ne abbiamo parlato ieri, no? È una mentalità molto gerarchica quella del padre di Dostoevskij, cioè esiste un numero uno, un numero due, un numero tre e ci si attiene sempre alle autorità, quindi in poesia lo Žukovskij più legittimista, più devoto, le poesie devozionali piene di Cristi, Santi e Madonne e bravi regnanti, pii e ligi agli antichi costumi. La madre, che viene, come ho detto, invece da un ambiente, il padre non è clericale, non è particolarmente clericale, anche se naturalmente si va a messa tutte le domeniche, proprio perché viene da una famiglia di preti. In genere chi viene da quel retroterra, diciamo, cerca di non pensarci troppo, perché era un ambiente molto oppressivo, quello della casta pretesca, e anche molto brutale nei suoi piani bassi. Insomma, la madre viene da un ambiente, come ho detto, mercantile, e invece è molto devota e molto pia. L'ambiente mercantile è tradizionalmente molto molto devota. La madre con i figli legge molto la Bibbia, legge molto le sacre scritture, le vite dei santi. Questa è la prima formazione di Dostoevskij. Visto che abbiamo parlato della madre di Dostoevskij, mi soffermo un po' su questa figura. Come ho detto, lei viene dalla famiglia mercantile, i suoi genitori sono mercanti, diciamo, di mezza tacca, ma la famigliona, diciamo, la tribù da cui viene, la famiglia allargata, vede rappresentati praticamente tutti i gradini del mondo mercantile moscovita, dai garzoni di bottega fino ai mercanti molto 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 ricchi, i famosi fratelli Kumanin, di cui Dostoevskij non parla mai, non li ricorda mai, a cui però deve il fatto di aver potuto studiare, perché se era per il padre non avrebbe potuto permetterselo, soprattutto poi a un certo punto quando c'è il tracollo economico della famiglia, non ne parla mai, solo in pochissimi casi li cita, e mai direttamente, ne parla dei mercanti moscoviti di una volta, sempre con un profondo astio,
con un livore probabilmente dovuto. Ma non erano cattivi i Cumanin, hanno sempre voluto bene ai nipoti, probabilmente però non potevano, anche per i limiti culturali che avevano, perché i mercanti moscoviti erano, anche se ricchi, erano di cultura comunque molto conservatrice, molto tradizionale, molto gerarchica, non potevano non aver fatto sentire il peso della loro disponibilità economica, il che probabilmente avrà ferito i due fratelli Dostoevskij. Noi leggeremo un passo dove Dostoevskij si mostra ottimo sociologo, ottimo osservatore, diciamo, dei dettagli socio-economici, come si leghino un certo tipo di cultura, un certo tipo anche di rapporti fra le persone. Un brano che viene dal diario di uno scrittore, quindi scritto molto molto dopo, ma dove sicuramente lui parla dei propri, i propri zii. Tra l'altro, il futuro cognato, perché è la sorella della madre di Dostoevskij, ossia, che sposa, la sorella della madre sposa questi Cumanin, entra nella famiglia Cumanin e quindi diventano a tutti gli effetti zii dei Dostoevskij. Sposa uno piuttosto ricco, tra l'altro addirittura la famiglia dei Cumanin esprime i borgomastri di Mosca. Borgomastro, una sorta di sindaco, non era un nobile. I nobili avevano le loro cariche, per esempio il maresciallo della nobiltà, che era il rappresentante corporativo dei nobili di una determinata città, no? E rappresenta il ceto nobiliare di una città, il maresciallo della nobiltà, il sindaco, il borgomastro. Si chiama Garadskoj Galava. Garadskoj Galava, in genere veniva dall'ambiente nobiliare e i Cumanin, a un certo punto esprimono proprio il Garadskoj Galava e sono molto attivi nell'organizzazione delle celebrazioni legate all'arrivo in città dei sovrani, dello zar. Lo zar naturalmente stava a Pietroburgo. Per determinate celebrazioni si reca a Mosca, fra cui l'incoronazione. L'incoronazione avviene alla cattedrale del Cremlino, quindi di rado, ma comunque di tanto in tanto lo zar si reca a Mosca. La cosa implica numerosi festeggiamenti, in genere vengono finanziati dai mercanti e i Cumanin sono molto generosi nelle elargizioni e nella partecipazione a queste feste. Naturalmente tutto viene fatto per averne un ritorno, per averne onorificenze, onorificenze mercantili naturalmente, non quelle di rango più elevato, di tipo nobiliare. Tra l'altro anche loro erano legati alla famosa imperatrice vedova Maria Fiodorovna, perché finanziano l'Accademia di Commercio, la prima Accademia di Commercio in Russia viene finanziata dai Cumanin. E finalmente nel 1830 i Cumanin diventano anche loro nobili, naturalmente continuando a fare affari. È proprio una sorta di borghesia locale. E qui possiamo, ahimè, speriamo di riuscire a beccare il testo proprio com'è che si faceva a condividerlo? Qui? Devo interrompere, lo stavo dicendo qui. Devo interrompere la prima condivisione. Allora, Androsof, sì. C'è problema che non si... Figura se buona. Allora, interrompo la condivisione. Ok, mi rosso sempre quell'icona lì. Ok. Ah, devo tornare su quell'icona, sì. Adesso finestra. Terza, desktop finestra. Finestra. Eccolo qua, forse un giorno riuscirò a imparare. Comunque per il momento tu aiutami. Ed ecco il brano numero 2. Vedete, poi il testo, questo ve lo ho scritto in alfabeto nostro, però vi ho riportato, vedete, il titolo del Dnevnik Pisatelja. Un'opera di Dostoevskij che in pochi leggono, tranne naturalmente gli specialisti, perché non è di fiction, o meglio, contiene dei testi di fiction e
e tra essi dei capolavori di Dostoevsky, fra cui per esempio Krotkaya, La mite, che è una povest di Dostoevsky terribile, in cui uno dei testi è proprio più cupi di Dostoevsky, oppure il racconto Bobok, che è una specie di testo grottesco, gotico, dove dialogano i morti, in modo burlesco in realtà. Sono testi molto belli, ma in generale Dnevnik Pisatelja non è di fiction, è un'opera di pubblicistica, un genere misto, un genere che praticamente ha inventato Dostoevsky, ed è stato poi ripreso da altri scrittori russi, una sorta di zibaldone, di dialogo continuo con i lettori. Potremmo chiamarla pubblicistica, ma con un tasso molto alto di dialogismo con i lettori. Spesso Dostoevsky era a puntate, poi viene raccolto da Dostoevsky in fascicoli, poi a un certo punto ne fa una pubblicazione a sé. Prima comincia come rubrica su rivista, e poi a un certo punto Dostoevsky ne fa una pubblicazione a sé, ma di tipo comunque periodico, come fascicoli, e dove ci sono parti che sono proprio articoli di attualità, altri di cultura. Ci sono discussioni, per esempio, su mostre di pittura, dove lui fa anche il critico d'arte. Si parla un po' di tutto, si parla di politica molto, di società. Ci sono anche dialoghi con lettori, di attualità, anche proprio di cronaca nera. Poi, come potete immaginare, Dostoevsky è un assiduo, non solo lettore di giornali, ma scrive anche per le riviste. Prende molto dall'attualità per i suoi romanzi, no? Che spesso hanno elementi di cronaca nera molto evidenti. Chi di voi ha letto Delitto e Castigo lo sa, è una banalità, no? Dostoevsky si sofferma su episodi di cronaca nera e spesso dialoga con i lettori gli scrivono. Ci sono una studiosa italiana della Statale di Milano, Raffaella Vassena, che è probabilmente la migliore studiosa italiana di Dostoevsky. Ha scritto un intero libro dove ricostruisce proprio anche tutto il carteggio di Dostoevsky con i suoi lettori, cioè chi e cosa scrive a Dostoevsky, perché Dostoevsky poi nel Dnevnik Pisatelja riproduce solo alcune delle lettere con cui entra in dialogo, a cui risponde, ma non tutte, no? È un'opera veramente molto molto interessante, senza la quale non si può assolutamente studiare Dostoevsky. Un Dostoevsky più tardo, agli anni 70, ci sono anche elementi di autobiografia, in genere nascosti, come quello che andiamo a leggere adesso. Ci sono alcuni elementi autobiografici dei quali ci si può affidare fino a un certo punto. Come vi ho detto ieri, Dostoevsky costruisce la propria immagine biografica. Quindi fidarsi sì, ma fino a un certo punto. Ci sono invece degli elementi autobiografici reali, celati e dissimulati, come questo che andiamo a leggere adesso. Non leggeremo sicuramente tutto, dove viene descritto il milionario di origine mercantile, ossia la nuova classe dei capitalisti russi, per cui Dostoevsky ha molto, cioè, è molto sospettoso, perché lo considera una classe rapace che introduce ovunque il culto del denaro, privo di valori che vadano oltre l'accumulo parassitario di denaro, una classe di milionari in realtà che non produce ricchezza reale, dedita soprattutto a speculazioni, compravendite con l'estero, speculazioni finanziarie, in combutta con quelli che lui, ahimè, chiama i giudei. C'è anche un forte elemento antisemita in Dostoevsky, non dobbiamo nascondercelo, non tanto di tipo razziale biologico come quello conosciuto purtroppo nel corso del Novecento, ma di tipo culturale economico, il che non lo rende meno odioso, no, un po' meno, magari sì, perché lui per esempio non ha nulla contro gli ebrei convertiti all'ortodossia e quindi entrati a far parte, a tutti gli effetti, tra virgolette, io sto dando voce a Dostoevsky, per me sono cose orribili queste, però del popolo russo. Quegli ebrei contro di loro lui non ha nulla, lui è contro gli ebrei come casta,
chiusa, rapace, parassitaria, nemica della nazione russa, così come lui se la immagina. Queste sono cose molto pericolose che hanno dato vita anche a forme di antisemitismo violento in Russia prima della rivoluzione e purtroppo una delle origini di questo antisemitismo, poi diventato anche politico, purtroppo è proprio Dostoevskij che nel Diario di uno scrittore ne parla molto. Ahimè, sono cose che chiaramente vanno conosciute e in nessun modo messe accantonate, bisogna sapere di cosa si parla. Qui di ebrei non si parla della conversione dei vecchi mercanti tradizionalisti, vecchi credenti, molto reazionari da un punto di vista culturale, in neoborghesia parassitaria e cinica, no? Si passa da un estremo all'altro senza passare da quelli che sono i valori positivi, progressisti della borghesia occidentale, la borghesia occidentale che ha fatto la rivoluzione francese, ha introdotto il liberalismo, la democrazia, no? La borghesia ha bisogno di una società dove tutti formalmente sono uguali, dove ci sono garanzie per l'individuo, per la proprietà, no? Perché su quello si svolge il gioco dell'economia borghese. E sono cose che rispetto al vecchio regime feudale in Europa hanno avuto un ruolo sicuramente molto positivo. Poi, dopo mostrando tutta una serie di limiti, dopo Dostoevskij implicitamente fa vedere come in Russia questa borghesia non sia mai esistita, si passa da una. Cioè, la nobiltà si va disgregando, avendo perso la propria centralità con la fine della servitù della gleba. La neoborghesia viene sostanzialmente dai vecchi mercanti che sono abituati a essere servili nei confronti del potere, senza quelle tradizioni di libertà, di lotta anche democratica della borghesia occidentale. Il mercante moscovita, come ho detto, è servile verso il potere, organizza le feste per le celebrazioni quando arriva lo zar, perché allo zar e ai privilegi di ceto deve tutto, nel senso che solo chi è iscritto a una determinata corporazione mercantile può commerciare e ha accesso a determinati canali di credito bancario o a determinati canali di, per esempio, di commercio con l'estero o di determinate piazze fieristiche molto, come dire, c'è un protezionismo molto forte, una tutela molto forte di tipo corporativo, non legata al libero mercato. Quindi il mercante è molto tradizionalista di cultura, molto legato a forme arcaiche, anche un po' talebane, diremmo noi, di devozione clericale, legge soprattutto libri di argomento religioso, ma una religiosità molto arcaica ed è molto ligio all'ordine costituito, quindi non ha nulla della borghesia occidentale che ha dato alla civiltà l'illuminismo, ha dato il libero pensiero, ha dato la rivoluzione francese, no? E da questo imprinting, il mercante, finita la società rigidamente cetuale, no, con la fine della servitù della gleba, il mercante, siccome girano molti soldi con la liberazione dei servi, si converte in cosa? In speculatore, in una persona che non ha nessun valore sacro. Pensa solo al denaro, anzi che utilizza la crisi della società, dei valori della società, per applicare forme particolarmente vessatorie, predatorie di capitalismo, no? Come per esempio, come noi in tanti ambiti, dilaga il lavoro nero, il super sfruttamento, dove diciamo, il lavoratore non ha diritti, no? Perché viene sfruttato fino al midollo, anche oggi da noi succede, nella Russia di allora era all'ordine del giorno, non c'erano diritti per i lavoratori e questo è il nuovo capitalista che nasce, no? Quindi una figura sociale che non ha mai attraversato la fase positiva progressista della borghesia, viene da un ceto profondamente arcaico, conservatore e servile e diventa una sorta di turbocapitalismo predatorio e vessatorio, senza niente di sacro. Questa è una figura molto importante in Dostoevskij,
nei suoi romanzi. In Delitto e Castigo forse non tanto, però per esempio abbiamo la figura dell'usuraia, no? L'usuraia che sicuramente viene da un ambiente di questo genere, lo si vede da come parla, dal tipo di vocabolario che usa, certamente non è una donna dell'alta società, è una villana rifatta proprio, no? E cosa fa? Succhia il sangue della povera gente, no? Infatti Raskolnikov lo dice, ma io in fondo faccio del bene ad ammazzarla, perché è una che non fa altro che sfruttare gli altri, no? La chiama, è un insetto, è un parassita, è un pidocchio, no? Vi ricordate che la chiama proprio così? E poi nasce però tutta una serie di... In altri romanzi l'argomento del denaro, ne parleremo anche. In altri punti l'argomento di questi flussi di denaro che destabilizzano la psicologia delle persone, destabilizzano i loro rapporti, è molto 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 presente in Dostoevskij. Lui bisogna tenere conto, certo c'è l'aspetto spirituale, filosofico, mistico, anche l'idea della conversione, no? Della conversione cristiana in Dostoevskij è fortissima, ma c'è anche una capacità eccezionale di leggere i processi sociali, un Dostoevskij sociologo che dà moltissimo nutrimento al Dostoevskij narratore. Oggi noi non facciamo in tempo a leggere questo brano, e forse è meglio così perché è un po' lungo. Provate a leggerlo, magari abbiamo una settimana di tempo, potete cominciare a leggerlo voi.